Ho visto il filmato di Arezzo Wave mentre tu canti la canzone di James Joplin. Sembri proprio la reincarnazione aggiornata negli anni 2000. Magari. No, perché c'è quell'energia selvaggia che è indispensabile. Mi piace questa cosa dell'energia selvaggia. Mi piace un sacco. No, sì, perché mi sento sia energica che allo stesso tempo selvaggia nel senso di contaminata, no? Sì. Mi piacciono le contaminazioni, mi piace sperimentare, quindi mi piace questo abbinamento bello. E non lo so, quella è stata una serata veramente speciale, quella sera Italia Wave. Ovviamente sarebbe stato impossibile riproporre, né tantomeno riprodurre quello che è stato poi, insomma, l'esibizione, di James Joplin a Woodstock. Cioè, voglio dire, non si può riproporre oggi come oggi niente di quello che è stato Woodstock, perché Woodstock è stato un evento unico, ovviamente legato non solo all'evento musicale e artistico, ma legato a un periodo molto importante in cui comunque c'era un fermento giovanile importante, un movimento giovanile di controtendenza vero, e questo comunque, quel momento è stato un momento di grande aggregazione collettiva, per cui anche gli artisti sul palco c'era una collettività, veniva espressa una collettività, non un'individualità, e questo ovviamente era un contesto totalmente diverso da quello che oggi si può pensare o riprodurre. Insomma, oggi come oggi, piuttosto che Woodstock, bisognerebbe ripartire proprio da un altro concetto, e quindi partire dal periodo storico in cui viviamo, che mi sembra un periodo storico abbastanza forte e interessante. Insomma, volendo scavare, ce ne sarebbero di Per cose spiriti per cui forti. andare contro tendenza, Sì. ecco. Ma ormai da tempo sono indipendente. Con grande gioia, nel senso che essere indipendenti significa rinunciare consapevolmente a un certo tipo di benefici, che possono essere benefici economici, sicuramente, benefici economici che portano poi ovviamente a tanti altri benefici, quali una promozione di un certo tipo che ovviamente una multinazionale può offrirti solo in caso in cui crede profondamente nell'artista. Dall'altra parte preferisco, insomma, essere indipendente nel momento La in cui c'è la libertà. libertà totale a 360 gradi di totale espressione musicale, artistica, creativa e anche di scelte, no? Insomma, quindi tutto è molto responsabilizzato su te stesso, che è anche abbastanza impegnativo, però insomma, poi alla fine, oggi come oggi, se non ci prendiamo la responsabilità delle nostre vite, credo sia difficile anche poter creare ogni tipo di valore. Ecco, qui ho visto nello show, live show, è meno, però il disco è molto acustico, molto. C'è quella che è un filone che io sto vedendo in molte cantautrici, ho visto in Andrea Mirò, Carmen Consa, eccetera. Acustico in che senso? C'è molta chitarra acustica, eccetera. Ma diciamo che il disco parte da un concetto anche molto immediato, per cui le canzoni che sono nate, che ho scritto chitarra e voce, comunque hanno mantenuto quella natura, anche se poi, insomma, si sono sviluppate in maniera diversa. Fondamentalmente è anche molto messo al centro dell'attenzione il suono della batteria. In questo disco, ovviamente nel live di più, ma il live è, insomma, notoriamente ha un suono diverso. Non lo so, io penso che poi ognuno debba in qualche modo tirare fuori la sua vera natura, esprimerla nel percorso musicale, e il percorso che si crea e che si costruisce, comunque credo sia anche basato molto sui concerti, no? Ecco, a questo proposito dicevi tirare fuori, quello che ti volevo dire è che Andrea Mirò parla di nudità artistica, cioè una specie di striptease dell'anima che io sto notando in alcune cantautrici viene fuori molto, moltissimo, e nel tuo caso assolutamente, sia i testi sia dal punto di vista dell'immediatezza del linguaggio. Beh, sì, ci vuole nudità, ci vuole immediatezza, ci vuole verità, secondo me.
preferite. Sono la vincente, sono la che parla in fretta, sono la vagabonda, sono la che sfida, sono la impazzita, la donna annientata, la donante, la demone, sono la embrione, sono la passore, sono la paradiso, sono la farfalla, sono la donna giustizia. Quello che ci vogliono far credere è in qualche modo quello che non è la visione della donna che non mi appartiene, che non appartiene secondo me alla donna, la visione di una femminilità che è solo fatta di fisicità, di corpi, e non è così, cioè la femminilità in una donna sta sì, sicuramente anche nella sua bellezza fisica, ma soprattutto nella sua intelligenza, nel suo sorriso, nella sua capacità di mettersi in discussione, nella sua capacità di essere comunque un grande punto di riferimento. Di essere la donna comunque un grande punto focale di riferimento nella famiglia, nella società, nella come politica, nella ricerca, ovunque, nell'arte.